Radio Radicale, siamo con Matteo Righetti di Azione alla fiaccolata qui per Navalny. Allora, poco più di un'ora fa c'è stata la commemorazione alla Camera di Navalny. Allora, io le volevo chiedere, visto che lei viene da lì e c'era, come ha trovato questa commemorazione che è stata piuttosto breve tra la votazione di fiducia sul decreto milleproroghe e l'inizio della votazione sull'ordine del giorno. Allora, la commemorazione secondo lei meritava un po' di più? Insomma, è stata richiesta da un gruppo per la giornata di oggi. Credo che però che l'appuntamento rilevante sia questo, quello nel quale tutte le forze politiche hanno aderito, tutti i gruppi parlamentari hanno aderito, tantissimi cittadini romani. Io ci vedo le ragioni non solo dell'unità, ma anche della gravità di quello che è accaduto a Navalny, una condanna ferma della repressione, della vita, della libertà, dell'espressione. Preferisco concentrarmi su questo. Vuole dire qualcosa sulla partecipazione di tutti i gruppi parlamentari, delle delegazioni di tutti i partiti? Qualcuno ha avuto qualche polemica in aula per il fatto che qualche gruppo parlamentare non ha citato Putin? Sì, ma ripeto, ci si può concentrare sul cercare la polemica. Chi ha deciso di non esserci ha scelto di non esserci. Azione ha promosso questo momento, l'ho lanciato Carlo Calenda e guardo alle ragioni per cui abbiamo chiamato tanti cittadini di Roma e non solo a questo appuntamento. Ritiene che oggi Putin sia più Dobbiamo debole? andare, scusami. Ultima domanda. Oggi Putin si è macchiato di un crimine senza precedenti, quindi il problema non è la forza di Putin, ma è l'espressione di un regime che non può continuare in questo termine. Grazie Matteo Righetti.